Più delle primarie, quelle per i parlamentari, quelle di fine dicembre, sono più o meno come per la sfida Bersani-Renzi. Ci aspettavamo leggermente di meno, sì, decisamente. Ma qual è lo spirito con cui si viene a votare oggi? Preoccupato, molto preoccupato. Però mi sembra che la partecipazione sia, almeno in questo seggio, piuttosto elevata. Sì, ma c'è una riserva di energia dell'elettorato di sinistra, naturalmente, che in questa fase non trova sbocco e quindi giustamente cerca modelli di partecipazione. Sicuramente è una fase abbastanza complicata, penso che influisca anche molto il sentire delle vicende nazionali, quindi è chiaro che c'è minore serenità o comunque c'è c'è un atteggiamento un po' più cauto, cioè in generale si respira forse meno entusiasmo. Io non so quanta sarà la partecipazione finale, ma devo dire che il Popolo Democratico le primarie non le ha mai tradite e dove sto girando tutti i seggi trovo comunque delle piccole file e gente anche contenta di mettersi in fila e di esprimere questo voto, quindi penso che anche questa volta il Popolo Centrosinistra premierà le primarie, perché è comunque un atto di partecipazione a cui non rinunciano volentieri. Secondo lei i candidati al Campidoglio del centrosinistra sono all'altezza di questa sfida? Totalmente, totalmente. Ripeto, forse gli unici. Zingaretti comunque era stato dato per assodato come candidato, quindi questo sicuramente ha sparigliato le acque e diciamo, ha creato una corsa alla ricerca dei candidati che probabilmente non sarebbe dovuta succedere nel modo in cui è successo. Forse sono stati troppi, forse tutti all'ultimo momento, forse c'è stata meno... può confondere questo, può confondere e può disamorare. Secondo lei c'è un terreno comune per ribaltare la città che è stata governata da Alemanno in questi 5 anni? Si può, assolutamente. Alemanno è stato un tale sfascio che si può, si deve, è obbligatorio di tutti, ascoltando i cittadini ovviamente. Il bilancio di Alemanno è terribile, nel senso che è un comitato d'affari che, come è successo in altre realtà, anche a quella governativa, si è insediato e ha gestito la città secondo interessi propri, con gli effetti che si vedono,